fiaccolata che riteniamo doverosa per dare una risposta da parte della società civile, coscienti del grande lavoro che le forze dell'ordine stanno facendo. Un attentato dinamitardo che fa male a questa comunità, che colpisce l'intera comunità e soprattutto tanti ragazzi che utilizzavano quei campi di calcio per svolgere attività sportiva e attività fisica. Come amministrazione comunale siamo già al lavoro per reperire le risorse necessarie, per dare un segnale di ricostruzione immediato. Non demorderemo e andremo avanti dritti per ristabilire l'ordine e la sicurezza. Lanci è vicina a Cellammare, ma è vicina a tutti i comuni dove accadono questi episodi, perché questi episodi non devono accadere, anche perché il lavoro del sindaco è veramente un lavoro difficile, quella fascia pesa e quando ci sono queste manifestazioni, oltre alla fascia bisogna metterci anche la faccia. Siamo tutti al fianco del comune di Cellammare di Bari, del suo sindaco, perché ci sono stati nell'ultimo periodo attività da parte probabilmente della criminalità organizzata di danneggiamento di beni comuni, addirittura un attentato dinamitardo a un campo di calcio, una cosa veramente che dimostra tutta la vergogna che è caduta addosso agli autori di un fatto del genere. Ed è evidente che la solidarietà dei sindaci della Puglia al comune di Cellammare non poteva che essere sostenuta anche dal presidente della regione. Ci sono situazioni difficili in tanti comuni d'Italia e questi sindaci dei comuni che subiscono eventi di questo genere non vanno mai lasciati soli, perché è un mestiere rischioso quello del sindaco e quindi la solitudine aggrava questo rischio.